Uno scempio alla chiesa del Castellaccio di Aquileia. Quello che doveva essere un restauro si è trasformato in una demolizione. La denuncia del comitato paesano che punta il dito contro la curia e la sovrintendenza. Grande successo per l'Open Day del Polo Tecnologico Lucchese. Due giorni di dibattiti, incontri, lezioni di informatica a bambini e ragazzi. Gaetano Curreri, emozioni musica, la voce degli stadio, autore di tante canzoni di Vasco Rossi e Lucio Dalla, protagonista Pietrasanta, della prima serata di Due Voci e Una Chitarra. Lo sport i motori infinito, Andreucci trionfa a Sanremo, il pluricampione garfagnino vince con una schiacciante superiorità la 62esima edizione della Corsa Ligure e balza in testa al campionato italiano. Il calcio, Lucchese pasticciona, mastica amaro, rossoneri battuti a Teramo in una partita chiusa dagli abruzzesi già nel primo tempo. Buonasera, bentrovati per questa nuova edizione del TG. Noi che dunque apriamo con questa situazione che è stata denunciata dagli abitanti, in particolare dal Comitato Paesano di Aquileia. La chiesa del Castellaccio, uno dei simboli di questa frazione sulle colline di Lucca, che in questi giorni, invece di essere restaurata, in pratica viene demolita. Vediamo il servizio di Luigi Casentini. Uno scempio vero e proprio. Non ci sono altri termini per definire quello che sta accadendo alla chiesa del Castellaccio di Aquileia. Quello che doveva essere un restauro conservativo si sta trasformando in una vera e propria demolizione. Sebbene dell'edificio, risalente all'anno 1000 come impianto originale, siano rimasti in piedi solo i muri portanti e parte del campanile, il Comitato Paesano di Aquileia ha sempre richiesto un intervento quantomeno conservativo della struttura, ottenendo anche finanziamenti dalla Fondazione Cassa di Risparmio per 70.000 euro. Finanziamenti per i quali si sono esauriti i termini di erogazione, dato che la proprietà dell'edificio è della Curia e il direttivo del Comitato non è mai riuscito a trovare un accordo con il vecchio parroco. Le condizioni della chiesa sono andate quindi man mano peggiorando, fino ad arrivare al 12 dicembre scorso, quando a causa di alcuni crolli i vigili del fuoco hanno dichiarato inagibile l'area ed hanno notificato alla curia un'ingiunzione per la messa in sicurezza dell'edificio. È stato dunque presentato un progetto che prevedeva di smontare pietra per pietra il campanile e le parti pericolanti, per poi ricostruire le strutture in un secondo tempo, quando si sarebbero trovate le risorse necessarie. Ma i lavori iniziati martedì scorso hanno ben poco a che fare con un restauro conservativo, avendo il carattere di una vera e propria demolizione. Le pietre del campanile, risalenti al 1700, vengono gettate all'interno della chiesa senza nessun tipo di catalogazione o di riguardo, frantumandosi e frantumando anche le decorazioni in laterizio del pavimento e delle pareti. E questo nonostante il fatto che i lavori vengano supervisionati dalla sovrintendenza. Una situazione che ha allarmato i membri del Comitato Paesano, che puntano invece alla valorizzazione di quest'area. All'inizio si pensava di metterlo in sicurezza cercando di mantenere la situazione com'era. Abbiamo visto che comunque era impossibile mantenere la situazione e si era accettato un progetto di smontaggio e rimontaggio anche a tempi diversi del campanile. Ma questo non può essere possibile trattando le pietre del 1700 in queste condizioni, tirandole giù e disintegrandole. Non solo le pietre, ma anche tutti i laterizi, tutti i mattoni vengano tirati giù e disintegrati. Questo è uno scempio che non si può accettare. Tra le ipotesi formulate dal Comitato c'è anche quella di una denuncia ai carabinieri per distruzione di opera d'arte. Laddove non arrivarono i colpi di mortaio dei tedeschi, i cui segni sono ancora ben visibili sulla parete esterna della chiesa, sta arrivando l'imperizia delle istituzioni, sovrintendenza delle belle arti in primis, che ha autorizzato questo genere di intervento senza vigilare accuratamente. Il 20% perché la fondazione vuole. Ovviamente siamo qua in attesa anche delle risposte da parte delle istituzioni, in particolare, come sottolineavamo nel servizio, da parte della sovrintendenza, e siamo pronti appunto a raccontare anche la loro versione. La cronaca, momenti di paura la notte scorsa nel centro storico di Pietrasanta a causa di un incendio che ha interessato uno studio dentistico in via Sant'Agostino. Le fiamme sono state generate da un corto circuito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pietrasanta, non ci sono stati feriti.
per i rilievi è intervenuta una volante del commissariato di polizia di Forte dei Marmi. E adesso parliamo del grande successo riscosso dalla 2 giorni di porte aperte al Polo Tecnologico Lucchese. 2 giorni di dibattiti, incontri, lezioni di informatica a bambini e ragazzi. È stato tutto questo il primo Open Day del Polo Tecnologico Lucchese. Venerdì e sabato la struttura di Sorbano del Giudice ha aperto le porte per permettere a tutti, normali cittadini, possibili investitori, futuri imprenditori, istituzioni, di vedere da vicino questa realtà d'eccellenza che ospita l'incubatore di imprese destinato alle start-up e l'acceleratore di imprese. Tra i momenti più interessanti, la prima edizione lucchese del Coder Dojo, un'iniziativa destinata a bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni che hanno imparato giocando i principi della programmazione informatica. Ho deciso di insegnare ai bambini le basi della programmazione perché sempre più spesso sono a contatto con le nuove tecnologie ed è bene che capiscano cosa c'è dietro e come utilizzarle a proprio favore. Questo sia soprattutto nella fase adesso iniziale, che stanno decidendo cosa fare del proprio futuro, ma sia poi per quando dovranno iniziare a lavorare in una società che si muove sempre di più verso il digitale e l'utilizzo delle tecnologie. Visto il successo, il Coder Dojo diventerà un appuntamento fisso, mensile, al Polo Tecnologico Lucchese. La prossima data è già stata fissata per sabato 9 maggio. Tra i protagonisti dell'Open Day anche Luca De Biase, editorialista del Sole 24 Ore ed esperto di innovazione tecnologica, che ha presentato il suo ultimo libro Homo Pluralis, una profonda riflessione sull'approccio all'evoluzione delle tecnologie digitali che evidenzia la necessità per l'uomo di mantenere in questo nuovo mondo la propria creatività, intelligenza e senso etico, conquistando così una dimensione più autentica e consapevole. Fino a sabato prossimo, inoltre, rimarrà allestita al piano terra del Polo la mostra dei modellini realizzati da Andrea Baroni. A proposito di giovani, si è tenuta ieri mattina nella splendida cornice della Chiesa Auditorium di via San Nicolao la cerimonia di consegna dei diplomi dell'anno scolastico 2013-2014 degli alunni dell'ISI Machiavelli. La dirigente scolastica Yolanda Bocci ha consegnato gli attestati ai diplomati del liceo classico Machiavelli, il liceo socio-psicopedagogico e il liceo delle scienze sociali Paladini e dell'istituto professionale Civitali. Parliamo di cultura e di una scultura che da Seravezza andrà ad Expo 2015 a Milano. Lunedì prossimo, 20 aprile, partirà dai laboratori Erro di Querceta alla volta di Milano Expo 2015. È l'opera del maestro Emilio Isgrò, intitolata Il seme dell'Altissimo, realizzata con il marmo bianco altissimo delle cave di Seravezza. Un mese di lavoro, 7 metri di scultura, 17 tonnellate di peso, un seme d'arancia ingrandito di 1.500.000.000 di volte. La scultura è stata presentata a Palazzo Medicio dal sindaco Ettore Neri, il presidente della Fondazione Erro Paolo Carli e l'artista siciliano di fama internazionale Emilio Isgrò. Perché il seme dell'Altissimo? Beh, il senso è di una unione di più esperienze di vita e di lavoro. Da un lato il marmo dell'Altissimo, che fu scoperto proprio da Michelangelo, anche se lui non poté mai utilizzarlo. Da un lato un prodotto del sud italiano, che però è universale, come l'arancia, il suo seme. Quindi il seme dell'Altissimo è il seme di un futuro ancora possibile. L'opera d'arte, ancora in fase di ultimazione, all'interno dei laboratori del Marmo Erro, verrà inaugurata il 1 maggio, proprio in occasione dell'apertura dei saloni dell'Expo. Il maestro Isgrò e la Fondazione Erro hanno deciso di donare l'opera al Comune di Milano. Rimaniamo in Versilia a Pietrasanta. Una serata davvero magica, la prima della rassegna 2 voci e una chitarra con protagonista Gaetano Curreri, la voce degli Stadio e autore di tante canzoni insieme a Lucio Dalla e Vasco Rossi. Che era un bell'uomo e veniva dal mare.
Un successo fatto di emozioni, splendide canzoni e calorosi applausi. Con Gaetano Curreri si è aperta al Teatro Comunale di Pietrasanta due voci e una chitarra. La rassegna firmata dalla Fondazione La Versiliana è organizzata insieme a Francadini. Il leader degli Stadio, autore delle più belle canzoni in coppia con Vasco Rossi e Lucio Dalla, tra aneddoti esilaranti e ricordi carichi di emozione, si è raccontato al microfono di Bartoletti, ideatore e gran cerimoniere della rassegna. Gaetano Curreri, siciliano di origine, romagnolo di nascita, ma anche viareggino, come lo aveva soprannominato il suo grande amico e maestro Lucio Dalla, per la faccia che ricorda i mascheroni del Carnevale di Viareggio, ha ripercorso le tappe più significative della sua carriera, raccontando canzoni e artisti che hanno segnato la storia della musica. Ma ci sono personaggi come Lucio Dalla, che è stato il mio maestro, inteso proprio come artigiano che mi ha preso a bottega, Giancarlo Bigazzi, che è stato un uomo con il quale io ho scoperto di essere forse per la prima volta effettivamente convinto di essere un cantante. Perché lui mi disse una cosa bellissima che fino a quel momento nessuno mi aveva mai detto e questa è stata per me un'illuminazione. Tra i tanti brani celebri e carichi di emozioni, Curreri ha cantato accompagnato dall'amico e pianista Fabrizio Foschini. La rassegna Due voci e una chitarra tornerà protagonista al Teatro di Pietrasanta giovedì 23 aprile con Ron e venerdì 5 giugno con Roby Facchinetti. È tutto per la prima parte del TG Noi, una breve pausa e poi la linea alla pagina sportiva.